Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo sul mio Minecraft Vanilla e oggi vi farò vedere, io oggi incanterò le mie armi di diamante, ovvero l'ascia e tutto. Ho creato una zona degli incantamenti molto bella rispetto alle altre. Ora ve la farò vedere, sempre qui sotto. E poi vi dirò dei consigli che mi ha dato un mio amico, che dopo vi lascerò come si chiama, il suo nome, come si chiama su YouTube. Questa innanzitutto è la mia stanza per gli incantamenti. Qui ancora devo finire. E appunto qui ora incanteremo le cose. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è incantare la spada. Allora, per spada allora, ho scoperto ora che non possiamo incantare gli oggetti, ma vi dirò una cosa. Un mio amico mi ha dato questo consiglio, che qui sotto, dove c'è la trappola, al posto di mettere sopra queste le botole, andare a mettere delle pedane di pietra a pressione. Speriamo che funzioni il trucco. E ora proveremo. Montiamo questo pezzo. Mi sono preso dei danni. Vi faccio vedere tutto così capite che non imbroglio e non faccio cose del genere. Anche perché lì c'è la mia stanza delle cose preziose, ad esempio i diamanti, l'oro, lo smeraldo, quindi ci tengo parecchio. Perché non c'è più il magma? Ragazzi, ok. Sbaglio. Abbiamo spaccato per sbaglio il mago. Questa è una trappola che vi ho fatto vedere ieri nell'altro video. Chi l'ha visto potrà capire già cos'è. Praticamente questa è una trappola per i mostri, per i villager che vogliono attaccare le nostre ricchezze. Quando uno ci passa sopra, prende il danno. Per ricoprire, io ho usato anche delle botole e funzionano. Però un mio amico dice che si vede troppo e si capisce che è una trappola. E mi ha detto anche questo mio amico di usare le pedane a pressione di pietra. Noi ora dovremmo andare a prendere la pietra. Ok, abbiamo la pietra e potremmo fare le pedane a pressione. Speriamo che si può fare. E ora vado a guardare. Allora, momento della verità. Vediamo se mi fa danno. Ok, è anche meglio, però c'è un piccolo problema, forse non ricopre bene. Ora andiamo a vedere se va a ricoprire bene tutte le altre cose perché mi servono tanto. Ne prendiamo 19, vanno bene. Allora, e forse un piccolo problema qui c'è, perché inoltre la porta è di ferro, quindi ogni minimo tocco si apre. Quindi mi ha dato un ottimo consiglio il mio amico, però c'è questo piccolo problema. Solamente questo piccolo problema che si può risolvere, perché se noi andiamo a rimettere le botole si risolve tutto.